Siamo qui questa sera per parlare di un libro sul dialetto torbolano che uscirà a breve a firma di tre fratelli di Torbole, Ferdinando, Tiziano e Oreste Martinelli. Qualcuno si chiederà perché un libro sul dialetto torbolano. La risposta più semplice e ovvia è perché finora non era mai stato scritto. Io ora sto leggendo alcune righe dell'incipit dell'introduzione, ma dirò di più che sul dialetto torbolano io non ho mai letto una riga riguardo alla grammatica e alla sintassi. Ed è un peccato perché meriterebbero di essere approfondite e di essere rese note agli appassionati di questa materia. Se vogliamo però andare un po' più a fondo sui motivi di questo libro, bisogna aggiungere qualche altra considerazione. La prima e fondamentale è che se non si scrive oggi un testo di questo genere, ben difficilmente lo si potrà fare tra alcuni anni e di certo non lo si potrà più fare tra qualche decennio, per il semplice motivo che il torbolano è un dialetto in via di estinzione. Basti dire che fino a 50 anni fa, per la quasi totalità degli abitanti di Torbole, tra cui ovviamente noi che scriviamo e che siamo nati negli anni 30 e 40, il torbolano era letteralmente la parlata materna. Fin dalla nascita si era immersi in un ambiente sociale che si esprimeva solo in dialetto e si rimaneva fino all'età scolare. A scuola naturalmente si parlava l'italiano, ma solo limitatamente alle ore di lezione, prima e dopo, e anche durante la ricreazione, riprendeva la total immersion dialettale. Ecco il motivo, la ragione di questo libro, che reca il titolo Ne ora ne vent. Ne ora ne vent è una frazione, una parte di un rimprovero che, detto nella sua completezza, è non te capisci né ora né vent, che significa non capisci niente. Era un rimprovero bonario che i genitori, la mamma soprattutto, rivolgeva ai suoi figli che non ubbidivano. Non te capisci né ora né vent, ma poteva essere anche una persona anziana che lo diceva rivolgendosi a un'altra persona anziana. E in questo caso allora era un modo elegante per dire sei un ignorante. Non te capisci né ora né vent. Ora e vent sono due termini che i torbolani conoscono bene. Io penso che ora e vent siano i due termini più pronunciati dai torbolani in tutti i tempi. E per questo abbiamo scelto questo titolo per il nostro libro. Bene, Ferdinando Martinelli, ben arrivato qui a Telegarda. Grazie. Grazie di aver accettato Grazie. il mio invito. Ferdinando Martinelli, maestro di lunga, esperienza, poi dirigente scolastico, però per me è il maestro, colui che entra in classe e Grazie. insegna, educa, istruisce i ragazzi. Perché abbiamo qua il maestro Ferdinando, avete già capito, perché lui insieme ai fratelli Oreste e Tiziano
ha messo insieme e realizzato questo libro, che è ancora a livelli di bozza di stampa, ma penso che per Natale sarà appunto a disposizione dei torbolani, ma anche delle persone che amano il dialetto, per presentare questo libro appunto interessantissimo sul dialetto torbolano. L'anno scorso, vi ricordate cari amici, intanto approfitto per salutarvi, dimenticavo di salutare gli amici di Telegarda, gli appassionati di dialetto, spero sempre di trovarvi interessati, naturalmente in buona salute, mi raccomando carta e penna, quindi un caro saluto. Dicevo, l'anno scorso abbiamo presentato il libro sul dialetto naghese, quello di Tullio Rigotti, dell'architetto Gino De Bonetti. Quest'anno abbiamo invece appunto il dialetto torbolano. E pensate che sono due dialetti vicinissimi, no? Però molto diversi. Questo l'abbiamo trovato tantissime volte, che appunto paesi vicinissimi hanno parlato dialetti molto diversi, non diversissimi, ma comunque con diverse differenze. E quindi mi sembrava giusto parlare di questo libro, che ovviamente quando sarà stampato avremo modo ancora di rivedere e di riparlarne. Quindi grazie di nuovo Maestro Ferdinando, adesso però parliamo di questo libro, di questa bozza. Intanto, da quando avete iniziato a pensare a questa produzione, a questa realizzazione? Abbiamo cominciato poco più di un anno fa, era l'estate dell'anno scorso, ci siamo trovati, abbiamo fatto alcune considerazioni sul nostro dialetto, abbiamo constatato che non esiste un testo nel quale si spieghi la grammatica e la sintassi del dialetto torbolano. E pertanto abbiamo deciso di lavorare insieme a questo testo nel quale si recuperavano le parole, i modi di dire, i termini dialettali della nostra infanzia per riproporli, per ripescarli dalla memoria e riproporli a chi è interessato. Quindi è una cosa abbastanza vicina, pensavo qualche anno, invece dall'anno scorso. No, abbiamo lavorato insieme poco più di un anno. L'anno scorso ci siamo trovati in estate e abbiamo insieme deciso di dedicarci a questo lavoro. Abbiamo fatto un progetto, ci siamo spartiti i compiti e poi abbiamo incominciato a lavorare ciascuno nella sua sede. Sono nati dei problemi effettivamente, perché noi abitiamo in tre sedi diverse, io a Torbole, Tiziano abita a Bologna, Oreste a Verona. Quindi telefoni bollenti. Quindi telefoni bollenti e poi le email che si sprecavano, insomma, ecco. Però allora siamo capiti che in un anno siete riusciti a produrre un bel po' di cose. Sì, abbiamo fatto un bel lavoro in un anno. Perché io ho avuto modo di vedere la bozza e devo dire che è un lavoro intenso, no? Ecco, mi piace rimarcare due aspetti, mi hanno colpito, poi chiaramente aggiungerei qualcosa. Innanzitutto, questa suddivisione per settori, no? Si va dalla campagna al turismo, la chiesa, la famiglia, la pesca ovviamente, sì. Quindi settori, ma poi naturalmente ogni settore con i propri vocaboli, ma poi l'aspetto che è più, che mi ha colpito, è veramente l'originalità, sono i dialoghi, cioè per ogni settore tu hai creato un dialogo fra due pescatori, fra due contadini, e questo veramente rende la lettura molto più interessante, più facile anche. Ecco, c'è qualche particolare che vuoi dire su questa impostazione del libro? No, volevo dire che abbiamo fatto questa scelta di raccontare la storia della Torbole dei pescatori. Delle acque torbole. Delle acque torbole, ecco, torbole deriva proprio da Torbol, ecco, da Torbido, che sono le acque del Sarche che intorbidavano anche una parte. Della Serca, come dite voi a Torbole. Non la Sarca, ma la Serca. La Serca si diceva allora, Serca. Questo era il tutto. Bene, abbiamo deciso allora di raccontare la storia in capitoli, dividendola in capitoli, quindi è un andamento modulare che si trova all'interno del libro, del testo, raccontando questa storia, i termini necessari per
per proseguire, per andare avanti, per farla capire agli altri. Quindi raccontare la storia di Torbole, divisa in capitoli, recuperando tutti i termini necessari per raccontare la storia, i termini dialettali naturalmente. E raccontare quello che facevano i capitoli, torbolani, insomma. Più o meno sono questi, la pesca intanto, la barca, le rive, la meteorologia, è importante anche quella, ha tutto una serie di termini, anche per la meteorologia, tipici dei pescatori. Il pescatore che si metteva con la sua barca e che si spingeva verso il largo aveva bisogno anche di prevedere il tempo che faceva, i venti, eccetera. Ecco, quindi abbiamo recuperato tutta quella terminologia, tutte le parole tipiche del pescatore e poi alla fine del capitolo le abbiamo raccolte, spiegate di nuovo e poi abbiamo anche concluso spesso con un dialogo nel quale le parole di cui dicevo prima venivano contestualizzate, calate, cioè proprio venivano calate nella vita realtà quotidiana di queste persone. Ecco, così. Ecco. A proposito, volevo dire sì. Solo una cosa, a proposito dei due dialetti di Nau e di Torbole, noi abbiamo cercato di insistere anche sulla peculiarità del nostro dialetto, in confronto anche a quello di Nago. Una cosa che può far venire da ridere, perché sono due paesi così vicini, sembra impossibile che parlino due certo. Dialetti diversi. Invece è proprio così. Perché? Perché anticamente, quando la parlata dialettale si è venuta formando, i due paesi erano sempre vicini, ma erano lontanissimi. Dal ecco. Punto di vista degli incontri, che non esistevano. Sono due chilometri. Sono due chilometri, però c'era una strada così ripida e sassosa che i torbolani non la percorrevano se non per bisogno verso Nago. E anche i naghesi non sentevano, per dopo avrebbero dovuto risalire con molta fatica. Quindi i due paesi erano vicini, ma erano anche molto lontani, perché non si frequentavano, non c'era un interscambio. La seconda ragione della formazione di due dialetti è che Nago e i naghesi gravitavano sul Monte Baldo, perché lì erano i loro interessi. Certo. Il pascolo, la fienagione, la legna. Il bosco, la legna, il carbone, eccetera. E gli interessi erano tutti proiettati verso il Monte Baldo, sul quale salivano famiglie intere, l'estate per esempio per la fienagione e per altro. I torbolani invece si spostavano sul lago con le loro barche, sul lago perché erano lì viceversa i loro interessi, era la pesca che dava da sopravvivere, insomma, i mezzi per sopravvivere alle famiglie dei pescatori torbolani. Sì, anche perché diciamo una cosa, che una volta non c'erano le gardesane, no, quindi... C'era solo un sentiero che univa esatto, Torbole e Nago. Quindi. Era solo no, quello. Ma volevo dire neanche le gardesane che ti non poteva permettere di scendere verso. Perciò i collegamenti era tutto con le barche. Perciò voglio dire che Torbole e Nago erano come due nicchie ecologiche, ecologico-linguistiche, diciamo così, che non comunicavano fra loro. E quindi ciascuna ha elaborato, prodotto il suo dialetto che è arrivato fino ad oggi. Diverso uno dall'altro. Ecco. Per questo noi abbiamo lavorato veramente tenendo presente questo aspetto, cioè la peculiarità del nostro dialetto rispetto a tutti gli altri. Ecco, e per far notare le differenze, il maestro Ferdinando, lo chiamo sempre maestro. Ma chiamami Ferdinando senza maestro. No, ma mi piace perché il maestro per me è la figura grazie, fondamentale nell'educazione e istruzione dei ragazzi. Grazie. Sono importanti i dirigenti, i presi, i direttori, ma chi entra in classe ad insegnare quando è solo io passo per la strada, bene. I miei vecchi scolari mi chiamano tutti maestro. Maestro, ciao perfetto, maestro, esatto. Mi dicono, ecco, mi non voglio grande quindi piacere, diminuire ti dico la verità. La tua esperienza nella scuola. Ecco, no. Però voglio dire, per spiegare meglio le peculiarità del dialetto torbolano, tu hai cercato anche di usare degli espedienti grafici per far sì che la pronuncia sia, per chi legge, sia corretta. Naturalmente voi adesso vedete qui, mi sposto leggermente, se ecco la telecamera mi segue, voi vedete sulla lavagna, vedete in alto chiaramente il solito accento fonico aperto, il solito accento fonico chiuso, ecco ma
Ferdinando Martinelli con i suoi fratelli, usa per la lettera S, perché la Z mi pare che non esista per i tombolani, non esiste solo la S, vedete questo accento circonflesso, vedete, con la punta in alto, per indicare l'accento, per la pronuncia aspra, diciamo come fossero doppia S. Invece con questo accento capovolto, l'accento circonflesso capovolto, vedete che la pronuncia è dolce, s, non s. Come rosa. Rosa, perfetto. Ecco, quindi è importante notare questo, che invece che ricorrere a doppia S, ad una S, hanno usato i fratelli Martinelli questi due accenti che troverete, naturalmente coloro che vorranno leggere e comprare questo libro quando uscirà nelle edicole, dovranno appunto stare attenti a questi due accenti per la pronuncia corretta, aspra e dolce, della lettera S. Detto questo, non so se Ferdinando vuol dire qualcosa sugli espedienti grafici, se no andiamo a sentire proprio subito un dialogo, tanto per capire, ne leggiamo uno, quello fra i dopescadori, no? È il caso che leggiamo questo? Se ce l'hai sotto mano. Se no, ti passo questo, tu leggi la tua parte. Tra dopescadori. Perfetto. Tra do, ecco, vedete, naturalmente voi vedrete scorrere in sovrimpressione sul teleschermo, come si dice, questo testo, il do naturalmente con l'accento tonico, fonico chiuso, pescadori sempre con l'accento fonico chiuso. Bene, il Beppi, te sei ti e mi somme il Toni. Sentiamo il Beppi cosa il dice. Ma intanto diciamo che Nabissa la ecco. Vein fuori dal port con do pescadori che rema, il Beppi e il Toni, la va verso il vasetto della cerca, intanto che il sol sta andando sotto di Rio alla Rocchetta. Ecco, questa è l'introduzione, la scena. Che è ancora una brutta ora, dovente irne un po' delle va, se non volem finir sulla riva. Te gai reson, però sta ora chi non la promette niente bom. Guarda che negro che è dentro per la Val dell'Edro. L'è un brut segn. Se fa anca sol dogusse, su per de là, el va a rischio che la cerca la se ingrossa e la fa sua ingratium delle nosse antane. Ma mi no penso che cambia il temp. L'è una ora asciuta, lo sentit? Mi penso, anzi, che un po' de guastolin de lac e il porta trutten le nosse re. Sperem, guarda qua anche lei che le nosse antane le ven su sempre piene sol de suechi. Ed è sorsei, quant'è il mai che no vedem una bella truta? Mi ricordo benom, l'estal di prima de Sant'Andrea, dunque dese di fa. Sì, ma intanto il vico, il naciapatre, e una bella truta la ciapada anche al Valerio. Adesso saria ora che inciapessemo una anche a noi, non te par? Non molente sosto, re. Forse le meglio nar de là del vaset e del torbol della cerca. Ecco, chi, mola sola ancorot, che po, con doga e de mes, mi giro la barca e dite poi tacara a metter so il re. Ecco, anche questa l'hai fatta. Guarda che adesso vengono anche i semoloni, quelli i bei e buoni de metter nell'antana sora la nostra. Sti semoloni erano altri pescatori. Altri pescatori, che sì. Veniva proprio a far dispetti quasi. Qualche volta... Era un po' de beghe. Sì. Tanto è vero che le antane le mettevano tutti insieme e spesso capitava che una andava a finire sopra l'altra. Allora, la levata era un po' più difficile, ma il problema nasceva quando c'era la trota dentro, in parte in un'antana e parte nell'altra antana. Chi è la? Veniva fuori no, qualche allora, bella allora, no, ma lì c'erano delle regole che i pescatori di torbole di solito osservavano. Difficilmente arrivavano alla rissa per spartire una trota che si era impigliata in due reti. Io non credo, perché c'erano delle regole sacre che dovevano rispettare tutti e tutti le rispettavano.
Qualche volta qualcuno avrà fatto eccezione, immagino, non so. Naturalmente mi spero di aver pronunciato bene quelle S lì con l'accento su, con l'accento zo. Le hai pronunciate perché, alla perfezione. Ma che stampa le parole che alla mi turbolana, sa che... Alla turbolana, alla turbolana. No, che mi sono fondamentalmente naghes perché ho sposato una denaca. Adesso dovrò una sua, quei denaca, dire che vado a presentare il libro sul dialetto del turbo. E come, te hai presentato il libro dopo quel denaca? Bene, allora... Cosa senti adesso? Ferdinando, no, mi diria che adesso siamo a buon punto perché il regista mi dice che sem passai oltre i termini, anche perché, Ferdinando, noi ci ritroveremo quando il libro sarà bello e pronto e quindi avremo modo anche di presentarlo meglio, ma anche di presentarlo insieme ad altre persone. Sì. Portiamo qui qualcuno di Torbole che, con i quali ma riusciamo a recuperare qualche bella storiella. Bene. Allora, io adesso chiudo questo incontro col maestro Ferdinando con col classico vocabolarietto che leggo sempre alla fine della trasmissione. Questa volta attenzione però, perché è un vocabolarietto che mi sono creato usando le parole che ho tratto dal libro dei fratelli Martinelli. Allora, partiamo dal under, è il libeccio. Belet, quindi un accento fonico chiuso, mi raccomando, sulla seconda E, è l'impasto di farina gialla e aceto per pulire gli oggetti in rame. Attenzione adesso, con l'accento circonflesso. Brassol, bravo. Ecco, vedete, brassol, che l'ho letto, bravo, all'archese, mi scuso, brassol, o arlarol, è la rete da tratta e a strascico. Poi la busserada, anche qui una bella S, aspra, è l'imbroglio, t'hai combinato una busserada. Envenirghe, riuscire. Beh, la forcola è lo scalmo della barca su cui si appoggia il remo. La gingiola, ecco, interessante questo, loro non hanno la Z come noi, la zinzola. Loro dicono la gingiola, è l'altalena. Poi Mars, con la S sempre aspra, perché c'è l'accento circonflesso, marcio. Poi la serla, beh, questo è un termine abbastanza comune qui nell'Alto Garda, comunque è il falcetto. Beh, questo è la traola, è un modo per legare la legna. E finiamo con l'esempio classico della pesca, che è la truta, che è appunto la trota. Bene, io direi che con questo vocabolarietto siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Naturalmente, grazie al maestro Ferdinando, grazie, complimenti per l'impegno che avete profuso per la creazione, in un anno, che di solito questi libri esigono, invece siete stati velocissimi, nonostante i bollenti telefoni fra te, Oreste e Tiziano, uno a Bologna e uno a Verona, che salutiamo naturalmente anche loro, grazie, e ringraziamo anche loro. Ringrazio anche a nome di Torbolani, che saranno apprezzare sicuramente questo libro che uscirà, speriamo, per Natale e che noi promettiamo di ripresentare nella veste però finita, con una bella copertina. Grazie caro Sandro. Grazie al maestro Ferdinando, dirigente anche scolastico, mi raccomando, se no si offende. Naturalmente, grazie a tutti voi amici di Telegarda, appassionati di dialetto, e ricordatevi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.